Eccoci qua verso il voto, tutti contro tutti. Oggi giornata in cui è stata celebrata la liberazione, 25 aprile, ma a Bassano giustamente ci si lamenta e ci si attiva anche, vedrete in questo servizio, per difendere, per tutelare, per rendere visitabile, dignitosamente visitabile, il Tempio Ossario. Vediamo il servizio. Che il Tempio Ossario, uno dei luoghi simbolo di Bassano del Grappa e del Veneto, dove riposano più di 5.000 caduti nel corso della Prima Guerra Mondiale, sia vergognosamente chiuso da anni, è un fatto che Rete Veneta ha denunciato da tempo, chiedendo una mobilitazione di coscienza in tutto il Veneto. La riapertura del Tempio Ossario rappresenta un impegno e una presa di posizione decisa che ha compiuto un primo passo concreto su iniziativa di Rete Veneta con la formazione di un comitato che raccoglie al suo interno componenti delle istituzioni, delle categorie produttive, dell'associazionismo, del mondo del lavoro e della cultura, unite da un obiettivo comune, la riapertura al più presto del Sacrario. Il comitato si impegna nel reperimento dei finanziamenti che saranno regionali e, se le circostanze lo richiedessero, è pronto a trasformarsi in fondazione per gestire l'ossario stesso. La presidenza del comitato è stata assunta dall'assessore regionale Elena Donazzan. Il Tempio Ossario è il luogo della memoria, è il cimitero nazionale ma è anche il cimitero di famiglia, perché tutti quei caduti sono caduti per la patria e patria significa terra dei padri. È questo che ci ha spinto ad essere presenti. Un mondo molto ampio, dalle associazioni di combattentistiche d'arma, in particolare gli alpini, i fanti, i bersaglieri, ma soprattutto il coinvolgimento delle associazioni di categoria, perché è la città che si deve muovere, la comunità, e devo ringraziare a nome di tutti, visto che oggi mi hanno indicato in qualità di presidente di questo comitato neocostituito per la riapertura del Tempio Ossario, devo ringraziare la vostra televisione, perché voi avete fatto un po' da intercettore di quello che è un'esigenza veramente dei cittadini più comuni, oppure dei tanti turisti che sono venuti a Bassano e si sono trovati il Tempio Ossario chiuso. Il tempo ci impegna in questo, perché tra breve Bassano diventerà e sarà la capitale delle celebrazioni per la Grande Guerra. È un'occasione importante sia sotto l'aspetto morale che sotto l'aspetto turistico, e noi le occasioni non le vogliamo perdere. E quindi la costituzione di questo comitato si dà due obiettivi principalmente. Il primo è quello di riaprire, rimuovere gli ostacoli che tengono chiuso il Tempio Ossario. E la seconda è quello di costituire una fondazione, perché riteniamo che attraverso la responsabilità di ciascuno, dei mondi che guardano con sensibilità a questi temi, a questi principi, debba esserci stabilmente chi si prende cura del Tempio Ossario da qui e per i prossimi anni. Questa era l'assessore regionale Elena Donazzan, promotore, si è impegnato in prima persona in questa operazione, il nostro editore, l'ingegner Giovanni Iannacopoulos, che fa parte, come avete visto, del comitato. Allora, Marotta, non sapeva... Non sapevo, ma sono ben felice che l'assessore Donazzan si impegni. E visto che la regione, qua presente l'amico Remo Sernagiotto, abbiamo impegnato credo svariati 8 milioni. Esatto, svariati milioni di celebrazione del centenario, che si trovino anche in queste risorse, magari facciamo una celebrazione in meno da qualche parte, ma troviamo i fondi per dare un minimo di vita alla riapertura di un ossario che è sicuramente parte importante della nostra storia. Grazie, tra l'altro Filippo Foix, che ha realizzato questo servizio, ogni sera in coda al nostro telegiornale legge tutti i nomi, volta per volta ovviamente, dei caduti, e quindi siamo arrivati già a 1.000, ma ne mancano ancora 4.000, quindi andremo avanti per mesi. È la dimostrazione che le televisioni locali svolgono un ruolo, oltre che di informazione, anche di ricadute positive sul territorio, e quindi insomma complimenti a Rete Veneta per il lavoro, ma è anche un monito che penso sia importante per noi che insomma amministriamo, perché io sono consigliere a Venezia, però chi è sindaco, chi è onorevole, chi è assessore, amministriamo in qualche modo di farla funzionare sto paese prima che smembrarlo e gettarlo in pasto poi a varie regioni, a vari stati. Cioè, crediamoci fino in fondo, perché anche quelle 5.000 persone penso che oggi insomma sentir parlare di smembramento del paese, della nazione per la quale sono morte, insomma ci penserebbero tre volte. L'attenzione che il popolo di Bassano, ma anche le associazioni d'arma, i veterani, i fanti, insomma, dimostrano, è un monito. Comunque questo era un inciso. Il tema invece è vero, è che dimostra anche l'intervento dell'onorevole Allam,
è il discorso di diversità di scale tra il paese, l'Italia, l'Europa e i problemi che abbiamo davanti. Ci sono problemi che possono essere risolti in Italia, cosa che per 20 anni non abbiamo fatto, evidentemente, anche di più. Quindi problemi che sono irrisolti non per colpa della Germania, ma per colpa nostra, sul quale una colpa collettiva della politica, dell'estrema sinistra, dell'estrema destra, deve essere fatto. Problemi di scala maggiore, gigante, che non possono essere affrontati da soli. Il tema principale che oggi ci investe è quello dell'immigrazione. Se tutti gli stati del Mediterraneo, del Nord Africa, della fascia sahariana oggi guardano all'Italia come approdo, come porto di arrivo, è un tema che non può essere affrontato da solo in Italia. L'Italia da sola non ce la può fare. Il ruolo dell'Europa è quello di riuscire a dare risposta a un problema e non disinteressarsi. Allora qui ci coinvolge direttamente chi è candidato, ma soprattutto chi poi andrà in Europa effettivamente, ad impegnarsi per tenere alta attenzione su questi temi, come i temi dello sviluppo portuale, lo sviluppo aeroportuale del nostro paese, sulle infrastrutture, sul fatto che noi perdiamo in Italia una marea di contributi comunitari perché non siamo capaci di farli funzionare alle volte. E questo dipende anche dalla qualità, spesso e volentieri, della qualità che i partiti negli scorsi anni hanno inviato in Europa come personale politico, a parte ovviamente l'amico Allam, che io conosco da tempo e stimo infinitamente. Però è vero che c'è un discorso anche di qualità, perché l'Europa per molti è stata insomma l'ultimo rifugio dopo una carriera magari finita troppo presto, finita troppo male. Quindi assolutamente dobbiamo capire che ci sono i problemi che l'Europa deve affrontare e che da soli non ce la faremo mai. Per questo alle volte, quando mi sento dire l'Europa non serve a niente o è la madre di ogni problema, io faccio un salto sulla sedia, perché non credo che sia questo il punto. L'Europa serve per dare ed affrontare problemi di scala continentale, e questo è un problema di scala continentale, come la difesa, la politica estera nei confronti della Russia, dell'America e della Cina, i rapporti di libero scambio commerciale. Però è chiaro che le distorsioni esistono, esiste la distorsione sul fatto che ci sono delle aliquote diverse di tassazione tra i vari paesi che creano un effetto di concorrenza sleale tra vicini di casa, tra la Carinzia e il Veneto, tra la Baviera e il Veneto. È anche vero che ci sono delle distorsioni dal punto di vista della capacità del costo dell'energia, della capacità di formazione, della capacità di intercettare gli investimenti. E queste sono le distorsioni che vanno risolte, ma si risolvono non abbandonando l'Europa, bruciando tutte le istituzioni europee o smembrando i paesi nazionali. Si deve assolutamente affrontarle con la capacità di capire quali sono i problemi e quali sono le risposte. Affrontarle concretamente, sperando che in Europa al prossimo giro vadano persone competenti, preparate e capaci di fare il loro lavoro e non solo a timbrare cartelline e poi fare altro. Allora, posso fare una richiesta ai candidati? Se andate in Europa, riuscite a fare la Costituzione europea? Perché, signori, stiamo parlando di Costituzione europea, non esiste ancora. Cioè, prendetevi questo impegno se andate in Europa. Noi siamo in uno Stato che è solo monetario. Esatto. Non ha un'identità culturale, punto, nemmeno. Punto. Non c'è un governo politico. Non siamo stati nemmeno se vogliamo poi dire applicare delle leggi o delle autonomie dell'Europa dei popoli, bisogna avere una Costituzione europea che quindi è sovrana sulle Costituzioni nazionali. E quindi la Costituzione europea inciderà sulle Costituzioni nazionali. Se non si fa questo passaggio, non si farà nulla. È talmente vero che non siamo nemmeno riusciti a darci un'identità chiara, cioè siamo stati in imbarazzo nell'ammettere che l'Europa ha una storia di 2000 anni. Non abbiamo neanche i confini, non abbiamo neanche i confini dell'Europa. E poi ci sono, come diceva giustamente qualcuno, dei trattati che per esempio sull'immigrazione impongono a ogni paese, così diceva il nostro telespettatore, di cavarsela per conto proprio. Allora, non c'entra niente con l'Europa l'odissea del tram di Mestre, è davvero, è una storia interminabile, non finisce più questo calvario del tram. Adesso purtroppo nel nuovo tunnel, che è costato un occhio della testa a dir poco, gratta e non può passare. Vediamo l'ultima.
La Pasqua è appena passata, ma il paragone evangelico calza comunque a pennello. Quella per portare il tram a Marghera è una vera e propria via crucis. Il siluro rosso che da anni continua a tenere impegnati tecnici e operai ha un nuovo problema. La testa del convoglio finirebbe puntualmente per grattare il fondo stradale nel sottopasso della stazione di Via Piave, sintomo evidente che la rampa realizzata per collegare Marghera a Mestre non ha la giusta pendenza. Il vice sindaco Sandro Simionato non nasconde l'irritazione. Certo che rimane un grosso punto interrogativo come mai, insomma, avvengano situazioni di questo tipo. Bisognerebbe avere probabilmente anche più attenzione e cura nello svolgimento dei lavori. Il presidente di PMV, Antonio Stefanelli, ha precisato che si tratta di una questione di millimetri. Lunedì l'asfalto sarà livellato per permettere al tram di passare senza problemi. L'opera è un'opera grande, un'opera complessa, che ricordo è un'opera che nasce con le caratteristiche della sperimentazione, insomma, e per questo sono stati ricevuti finanziamenti e quindi qualche difficoltà anche tecnica ci può essere. Credo che le situazioni siano quelle di normali cantieri, bisognerebbe chiaramente evitare che ci fossero, ma purtroppo a volte succedono. Vabbè, quindi c'è un ritardo nell'arrivo fino a Marghera, al panorama del tram sulla linea che va da collega Favaro, Mestre e Marghera, e poi in autunno dovrebbe arrivare a Venezia. Allora torniamo, ancora dal sindaco, perché appunto ha parlato meno mi pare rispetto agli altri, ma non è che ci sia il problema da par condicio, anzi noi ringraziamo di essere qua ad esprimere i pensieri delle valutazioni. Senta, e delle posizioni. Si dice spesso molti sindaci sono talmente esasperati, molti dei sindaci non al primo mandato non si presentano, no? Sì, molti sindaci non si sono più ripresentati perché appunto gli ultimi prelievi fiscali fatti dallo Stato centrale non permette di dare delle risposte ai cittadini, delle risposte che non sono le grandi opere, perché ormai non si fanno proprio più, ma proprio perché non si riesce ad incidere su quelle che sono neanche la normalità. Quindi il nostro vero problema, ripeto, io ho un bilancio di 32-33 milioni di euro, di cui 3 milioni e 6 vanno sul sociale, quindi più del 10% vanno sul sociale. Quando diceva il candidato sindaco che di lanciare l'8 per 1000, noi lo abbiamo, non è che raccogli poi raccogli delle cifre, ma non sono significative, che poi possono incidere e quindi coinvolgere il cittadino su come li spendi. Li metti tutti nel sociale, che vanno poi in buoni libri, che vanno poi in buoni mensa, che vanno poi nel trasporto scolastico, quindi non è quello il problema. La realtà è che al di là di non si fanno più le grandi opere, ma la realtà è che non si riesce più a dare una risposta concreta al quotidiano, quindi noi abbiamo ai servizi sociali delle difficoltà enormi che non sono dovute all'extracomunitario, sì anche all'extracomunitario, ma in questo momento noi avevamo il problema che abbiamo proprio i cittadini storici che hanno perso il lavoro, che hanno perso, purtroppo sono entrati in difficoltà e non hanno i soldi per poter pagare l'affitto, magari hanno sfratto incombente, e quindi noi come servizi sociali entriamo come una sorta di ammortizzatore sociale, ma che però non è continuativo, perché se poi l'industria non riesce a dare una svolta, di dare un lavoro a queste persone, noi ci troviamo della difficoltà. La difficoltà maggiore sta nella fascia che tra i 50 e i 60, perché sono troppo giovani per andare in pensione e troppo vecchi per andare a lavorare. Allora, queste sono le difficoltà che noi troviamo, questa fascia d'età è la fascia d'età per noi più a rischio e più difficile in questo momento. Per questo noi chiediamo un po' di autonomia, diciamo, in quelle che sono le economie dei comunali, perché dobbiamo veramente non asfaltare la strada, perché le strade non si asfaltano più, ma perché dobbiamo dare da mangiare ai cittadini, quindi vuol dire pace sociale, perché noi dobbiamo garantire la pace sociale. In questo momento non ci sono queste economie, e quindi molti sindaci hanno preferito abdicare proprio per le difficoltà di reperire risorse all'interno di quello che è il budget e il bilancio comunale. In attesa che qualcuno riesca a disinnescare la crisi economica, è stata disinnescata una grossa bomba della Seconda Guerra Mondiale a Vicenza. Vediamo il Bombardier.
Una giornata intensa colma di tensione per i tre comuni di Vicenza, Caldogno e Costa Bissara evacuati per permettere le operazioni di disinnesco della Old Lady, la bomba d'aereo MK2 da 4.000 libbre rinvenuta all'aeroporto dal Molin. 6 mesi di studio, sono terminati i lavori di disinnesco della Old Lady, la bomba che era stata gettata all'aeroporto, sull'aeroporto dal Molin il 17 novembre del 1944. 3 esperti artificieri dell'esercito sono stati impegnati per ore per rendere innocuo l'ordigno definito blockbuster, capace di distruggere un intero quartiere. Hanno tolto le 3 spolette, hanno estratto anche 3 detonatori che sono la parte più sensibile. 3 detonatori possono essere assimilati, ecco, detto, giusto per far capire, a 3 raudi. A 3 petardi grandini. Quindi tolti questi 3 detonatori, praticamente la bomba va solo svuotata dell'esplosivo che è giacente lì da 70 anni ed oltre. 27.000 le persone allontanate da casa in 2.500 metri di raggio, abitazioni svuotate sino al tardo pomeriggio, quando il sindaco Variati ha disposto il rientro nelle abitazioni. Tutto è andato bene, no? È andato bene e poi c'è una grande soddisfazione, un grande grazie, oltre a questi straordinari e coraggiosi specialisti, alla città, ai miei concittadini che hanno capito e hanno collaborato. Una task force al completo, militari, civili, protezione civile, questura, personale sanitario al lavoro per garantire la sicurezza alla cittadinanza. Questa operazione farà scuola anche alla NATO, ma non solo dal punto di vista militare, perché proprio anche dal punto di vista organizzativo. Abbiamo messo in moto delle procedure che stanno appunto funzionando bene, c'è anche addirittura un progetto europeo che sta facendo una prova oggi nelle situazioni di emergenza, ma soprattutto la parte appunto informatica di georeferenziazione che abbiamo appunto a disposizione in regione è servita a mappare in maniera puntuale e precisa fino all'ultimo numero civico tutti i cittadini residenti nelle zone appunto interessate. Per servizio di Vanessa Banzato avete visto l'assessore Roberto Ciambetti e prima il sindaco di Vicenza Achille Variati. Volevo rassicurare Benito, io che non sono di Indipendenza Veneta. Ma di Benito da Ponte delle Alpi. Benito da Ponte delle Alpi, lui può stare tranquillo, non si costruisce il muro di Berlino, non credo che siano così pazzi e sicuramente si sposta di 2 chilometri e torna in Italia. Lo rassicuriamo. Paga le tasse italiane. Lo rassicuriamo. Continua a vivere come si sta vivendo in Italia. Poi forse chiederà di venire a vivere nel Veneto indipendente. Sì, no, questo non lo so, ma rassicuriamolo che è buona gente. Posso chiedere, siccome è un tema di cui hanno parlato addirittura i giornali stranieri, ma anche i giornali nazionali, Vittorio Feltri per esempio sul giornale ha difeso il referendum sull'indipendenza, ha detto giù le stiamo mani. Stiamo ancora aspettando le certificazioni, tra parentesi. Dice Marotta, stanno ancora aspettando. Cosa ne pensa Magdi Allam? Ma io penso che il problema principale dell'Italia oggi sia il lavoro. Il lavoro, l'occupazione. Che giustamente, così come è stato detto in diversi interventi, il problema di fondo è la moneta. Noi abbiamo tutto e di più per stare bene, ma non abbiamo i soldi. Noi dobbiamo focalizzare l'attenzione su questo. Oggi i soldi o ce li dà l'Europa e le problematiche che riguardano la Banca Centrale Europea le abbiamo già vagliate, oppure noi dobbiamo riattribuire allo Stato italiano la prerogativa di tornare a emettere direttamente moneta senza indebitarsi ulteriormente con le banche, senza creare nuovi interessi sul debito, perché sono questi interessi quelli che riducono sempre di più la massa monetaria in circolazione nel sistema della produzione e dei consumi. Le imprese in Italia oggi muoiono non perché hanno dei debiti, ma perché vantano dei crediti, in un contesto dove il principale debitore insolvente è lo Stato. Chi può emettere moneta oggi è lo Stato italiano, perché ha la credibilità internazionale per garantire, per rendere credibile questa moneta che verrebbe eventualmente emessa. Poi in un secondo tempo, se i cittadini, qui mi riallaccio invece al sindaco, al candidato sindaco, attraverso i comuni che rappresentano l'ambito territoriale dove i cittadini si sentono autenticamente rappresentati ed è l'unico pubblico amministratore che veramente, come dire, è radicato sul territorio, che ogni giorno ha il fiato dei cittadini sul collo, che vive i problemi reali della propria gente. Se i cittadini attraverso il libero voto vorranno decidere di creare delle aggregazioni, qualunque esse siano, nel momento in cui corrispondono a delle potenzialità, a delle risorse presenti, ben vengano, in un contesto dove noi dobbiamo essere consapevoli che oggi la priorità è dare il lavoro e garantire il pane a tutti gli italiani.
Ma è vero che c'è questo patto che i miei colleghi hanno chiamato il patto di Ferghi, Italia dei Valori, Forza Italia, una deriva animalista con Dudù come simbolo? Cosa avete combinato? C'è un patto Forza Italia... Ma non è una deriva, io credo che sia una cosa positiva se ci sono partiti o comunque persone di partiti diversi che sposano la causa animalista. Io, se devo essere sincero, con Berlusconi posso avere tante cose in contrasto, ma se lui ama gli animali come li amiamo, li amo io, li ama tante persone di tutti i partiti, i cittadini italiani, tanti cittadini italiani, io credo che sia assolutamente giusto. Siamo ancora un paese che in questo è molto indietro rispetto ad altre situazioni europee. E se c'è un patto, io lo dico perché con il consigliere Padrin, il capogruppo in consiglio regionale di Forza Italia Padrin, c'è l'intendimento di unire, o comunque sia di tirare fuori una proposta di legge, dalle due proposte di legge, fatta una dalla Forza Italia, Padrin, Sierra Giotto, la loro proposta che è quella di eliminazione delle catene, ma anche noi abbiamo fatto una proposta molto più complessa che andrà sicuramente smagrita, ma se mettiamo insieme le cose daremmo comunque una nuova civiltà, io dico come Veneto, anche rispetto alla questione animalista, perché non dimentichiamoci che in Veneto ci sono almeno una persona, una famiglia su quattro, una famiglia su tre che hanno un animale domestico, quindi non possiamo far finta di non saperlo, di non vedere. Ci sono situazioni assurde, le faccio un esempio: è mai possibile che noi abbiamo centinaia di chilometri di costa e su centinaia di chilometri di costa noi abbiamo solamente tre spazi per famiglie che vogliono portare il loro animale domestico insieme? Tre spiagge insieme. Che è concesso... Cioè è assurda questa cosa qua, perché la gente che ha gli animali per andare in spiaggia, tanto per essere chiari, deve lasciarlo a qualcuno, e perché non se lo deve portare? E creare anche lavoro, perché se vengono date in concessione spazi demaniali che oggi sono al libero arbitrio, perché se noi andiamo nelle spiagge libere troviamo di tutto e di più, e non sono gli animali che sporcano, sono gli uomini che sporcano. Allora dico, alcune zone perché non le diamo in concessione? Creiamo anche lavoro, perché creando le strutture ci vorrà chi sorveglia, chi gestisce, chi pulisce, chi controlla, e quindi sarebbe lavoro anche quello, non è che sarebbero centinaia e centinaia di posti, però sicuramente si farebbe un'azione positiva per le nostre famiglie, un'azione sicuramente positiva anche per i nostri animali e un'azione positiva anche per il territorio. In questo devo dire che sono da portare ad esempio i nostri amici triestini, perché gli animali in genere, i cani soprattutto, a Trieste hanno libero accesso in alberghi, ristoranti, nelle spiagge, ci sono delle dogi. Beh, qua c'è ancora qualche, non voglio dire fesso, ma qualcuno che si rifiuta di far montare un cieco con un cane guida all'interno di un taxi. Io rimango ancora, mi scusi il direttore Basito, è notizia dell'altro ieri. Allora, chi ha combattuto la guerra, ultimo SMS, lo ha fatto per la libertà, ma chi ha voluto quella guerra aveva in mente uno scopo ben diverso per proprio tornaconto. Tante opinioni, condivisibili o non condivisibili, tanti dicono per esempio chi ha combattuto per la libertà in Italia pensava ad un'altra Italia. Questo è un SMS che si è ripetuto tante volte in queste occasioni. Allora, grazie davvero a tutti gli ospiti, 2302, mi spiace se qualcuno magari ha potuto parlare di meno, ma vi avremo ancora, spero, nelle prossime puntate, spero di rivedere Magdi Allam, che è sempre un piacere avere in trasmissione, come tutti i nostri ospiti questa sera. Arrivederci, buonanotte, ci rivediamo martedì, buon weekend, arrivederci.